c'è uno stadio pieno, ci sono due squadre che hanno fatto la storia del calcio mondiale, c'è una rivalità che si perde nella notte dei tempi, la frase "è una partita che non conta nulla" è impronunciabile stasera, quando quella partita è il derby d'Italia. Buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera da Sergio Brio e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Giulio Grassia sono pronti a raccontarvi il secondo, anzi il terzo, degli anticipi della 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Juventus, il derby d'Italia, il colpo d'occhio a San Siro è semplicemente favoloso. Ovviamente la curva nord ha srotolato la sua coreografia, game over scrivono i cartoncini nero-azzurri con in mezzo le grandi orecchie della Coppa dei Campioni. Ovviamente lo sfottò per ciò che è accaduto, lo ricorderete, nei quarti di finale di ritorno della Champions League, l'uscita della Juve per mano dell'Ajax allo stadio di Torino, all'Allianz Stadio di Torino, dalla parte opposta ci sono più di 5.000 tifosi bianconeri, con un vuoto in mezzo che viene assicurato e che viene tenuto tale dagli steward, le vibrazioni in quel terzo anello della curva sud di San Siro che hanno evidentemente preoccupato gli addetti ai lavori e che li hanno convinti quindi a tenere vuoto e sgombro quella parte dello stadio. Le squadre sono già all'interno del terreno di gioco e queste sono le formazioni ufficiali. Partiamo dall'Inter che schiera Andanovic tra i pali, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah in difesa, Vesino e Brozovic a presidio della mediana, Politano, Nainggolan e Perisic nella batteria delle mezzali alle spalle di Maurizio Icardi, regolarmente in campo il centravanti della formazione nero-azzurra, il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti che si oppone al 4-3-3 di Massimiliano Allegri, Cuadrado, Ronaldo e Bernardeschi sulla fronte offensivo, Pjanic, Matuidi e Mrečan a presidio della mediana, la difesa a destra, a sinistra con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alexandro tutti davanti a Szczęsny. A dirigere la partita sarà il signor Abanti della sezione di Livorno. Mi attardavo, Sergio Brio, intanto benvenuto in trasmissione, a guardare chi indossasse la fascia da capitano. Vedo che ora si improvvisa esterno sinistro, gli tolgono il pallone in due, il cross di D'Ambrosio in mezzo, sta per arrivare Vesino, si alza un campanile, cerca di difendere, palla Icardi alle sue spalle, Mrečan, e poi spazza Cancelo i propri 16 metri, l'Inter arremba, la Juventus che si difende, è un buon momento per la formazione di Luciano Spalletti, se ne è accorto Massimiliano Allegri che si alza al limite della propria tecnica per in qualche modo infondere coraggio ai propri giocatori che devono difendersi dall'iniziativa di Politano, parte il cross in mezzo, c'è una deviazione di un giocatore della Juve, il pallone che sfila accanto al palo destro della porta difesa da Szczęsny, termina sul fondo, ci sarà ancora un tiro dalla bandierina in favore della formazione di casa, sempre da sinistra e sempre Politano ad occuparsene con l'interno del piede sinistro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Wojciech Szczęsny, la rincorsa da parte dell'ex giocatore del Sassuolo che sube il piazzamento dei compagni di squadra all'interno dell'area di rigore avversaria, parte il cross, arriva ad allontanare Bonucci, poi il pallone al limite, la gol meraviglioso di Raja Nainggolan, ha segnato l'Inter, un gol pazzesco del ninja, collo esterno destro dal limite dai 18 metri, parabola arcuata verso il secondo palo, lì dove non può arrivare Szczęsny, ha segnato l'Inter, ha segnato Raja Nainggolan, nerazzurri in vantaggio per 1-0 al settimo minuto, grandissima rete del giocatore belga. Grandissimo gol sul passaggio di Politano dai 23 metri, la ricrociata al volo di collo perfetto da manuale del gioco del calcio, e l'ha messa sul secondo palo dove non è riuscito ad arrivare Szczęsny, che l'ha sì toccata, smanacciata, ma non gli ha dato quella forza da poterla deviare. Grandissimo gol di Nainggolan, complimenti a Nainggolan. Come si deve colpire il pallone, dice il manuale questa del calcio. Questa è la tecnica del calcio. Collo esterno destro, perché altrimenti se la prendi troppo di collo la chiudi e va fuori dalla parte opposta, gli fai fare un giro esterno che inganna anche il portiere. Era 3 o 4 metri fuori dalla riga dell'area di rigore, quindi 23 metri, grandissimo gol. Grandissimo gol di Raja Nainggolan al settimo, l'Inter in vantaggio 1-0. La reazione della Juve, intanto c'è Spinazzola a sinistra, va centralmente da Pjanic, si libera largo Cancelo, riceve Cuadrado, eccolo Cancelo che è partito, parte il suo traversone in mezzo, Ronaldo, poi Kelle, il pallone che viene smorzato dalla schiena di un giocatore dell'Inter e finisce tra le braccia, miracolosamente tra le braccia di Samir Handanovic, Ronaldo a colpo sicuro,
e appena accelera la Juve, che era problemi alla retroguardia dell'Inter, è stata la conclusione di Ronaldo, e proprio al limite dell'area piccola De Vrij con la schiena, senza nemmeno sapere come, tenuto lì palla per il suo portiere Andanovic, che lì poi di solito con una deviazione si fa autogol. È vero, ha anticipato D'Ambrosio nell'area di rigore, ha tirato a colpo sicuro, ma ha preso la schiena di un giocatore dell'Inter. Eccolo ancora Ronaldo, supera De Vrij, serve largo per Cuadrado, rimane al vertice dell'area di rigore dell'Inter il portoghese, poi serve Pjanic, colpo di tacco, Ronaldo sinistro, Cristiano Ronaldo ha segnato la Juventus, CR7, ancora lui, impressionante, era come se avesse avvertito tutti, sto per far gol, e infatti ha segnato, collo piede sinistro, rasoterra, imprendibile sul palo vicino ad Andanovic, che rimane impietrito al centro della sua porta. CR7 è un giocatore pazzesco, ha anticipato i tempi tirando di sinistro, perché di solito lì tiri di destro, invece di sinistro ha tirato un collo piede e una stilettata che è andata sul primo palo, dove non ha potuto fare sicuramente niente Andanovic, perché il tiro era fortissimo e l'ha trovato, l'ha preso in controtempo. Se tu vai a vedere come si è piazzato Andanovic, non ha tentato neanche la parata e l'ha preso in contropiede. Ma la cosa che fa impressione è come se lui decidesse adesso cambio la partita, vero, e questa è la cosa che fa impressione. Permettimi di dirti anche il passaggio che gli ha dato Pjanic, anche Pjanic di tacco, grande giocata di Pjanic, ma lui poi l'ha finita. Impressionante Cristiano Ronaldo, al 17esimo porta in parità le sorti della sfida, partita bellissima a Milano, siamo 1-1 ora adesso, e tra Inter e Juventus la rete al settimo della prima frazione di gioco di Raja Nainggolan, il pareggio al 17esimo della ripresa ad opera di CR7, attacco in favore dei bianconeri all'altezza dell'asse mediana del campo, 44 minuti e 30 secondi di gioco, vediamo quanto ci sarà da recuperare da qui al termine di questa appassionante sfida della Giuseppe Meazza, valida come terzo anticipo della 34esima giornata del campionato di calcio di serie. Attenzione, Cristiano Ronaldo è solo in area, adesso parte il cross, il pallone che viene toccato male con il petto, probabilmente proprio dal nuovo entrato, proprio da Pereira, che lo manda sul fondo, doveva assistito al meglio Cristiano Ronaldo, e ha sferrato il gol della vittoria la Juventus proprio in zona Cesarini, mentre si alza la lavagna luminosa del quarto uomo, 3 minuti di recupero da qui a termine la partita. Ma che azione è stata di Asamoah, potrebbe andare al traversone, ecco nuovamente Perisic, il cross che parte, Bonucci che allontana, proprio nel momento in cui l'arbitro dice che per Inter Juventus può bastare così, è finita 1-1. Gentili ascoltatori, la sfida nel derby d'Italia con le reti del primo tempo al settimo di Raja Nainggolan, il pareggio al 17esimo di Cristiano Ronaldo, è stata, Sergio Brio, una bellissima partita, una bellissima partita, ci siamo divertiti, l'abbiamo raccontata, e io mi sono divertito tantissimo perché ho ammirato il primo tempo dell'Inter, grandissima gara, un Inter che non avevo mai visto, poi è calata nel secondo tempo, è uscita la Juventus, la solita Juventus cinica, ha cercato di fare la partita, credo che il risultato sia giusto, ma voglio continuare ancora a vedere queste partite perché mi divertono. Eh sì, dopo una semifinale di Coppa Italia tra l'Atalanta e la Fiorentina, sinceramente bellissima, è arrivata questa partita di campionato, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, bellissima, è arrivata questa partita di campionato altrettanto spettacolare tra Inter e Juventus, non ci saranno tanti gol come in Premier League, dove diciamoci la verità, le difese sono anche un pochino più allegre. Sì, ma almeno ho visto due squadre che hanno corso, hanno cercato di fare risultato tutte e due, specialmente l'Inter nel primo tempo, e poi la Juventus nella ripresa si è rifatta, quindi due squadre vogliose di fare risultato, e ovviamente, e poi lo spettacolo si è visto anche stasera, no? Da ambe due parti. Un tempo per parte, è finita in parità 1-1 tra Inter e Juventus, adesso tutti a ringraziare il pubblico, sia gli uomini di Luciano Spalletti che quelli di Massimiliano Allegri, perché punto è stato un derby d'Italia degno della sua fama, meno resta che ringraziare gentili ascoltatori e Giulio Grazia per la preziosa collaborazione tecnica, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Sergio Brio, grazie, buonanotte, Francesco Repice, nel ribadirvi che Inter e Juventus hanno pareggiato nel terzo anticipo della 34esima giornata il derby d'Italia 1-1, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.